Il lavoro dell'assessore alla cultura Marina Zaretti ha messo d'accordo molte persone. Trova che la città sia ormai sufficientemente valorizzata o c'è ancora altro da fare? Io credo che la città di Voghera abbia una cosa importante da fare. Si debba assolutamente dare alla città di Voghera un'identità che oggi in questo momento non ha. E questo è il grande percorso che bisogna fare, perché attraverso un'identità noi abbiamo la possibilità che la gente possa avere un motivo per venire a Voghera. Bisogna trovare un'argomentazione che in questo momento e nel programma non l'abbiamo considerata, però bisogna trovare, non è facile dargli un'identità alla fine di Voghera. È troppo giù per dargliela, è molto giù. L'assessorato alla cultura in questi 5 anni ha lavorato molto bene, è stato un lavoro fatto in sinergia chiaramente con tutta la giunta. All'interno di un ente pubblico spesso molte cose che succedono, succede che vengono realizzate delle opere e poi le stesse non vengono utilizzate, non vengono sfruttate. Beh, questo a Voghera non si può dire. Guarda, abbiamo restaurato il castello, pur essendo restaurato al suo 50% e l'abbiamo usato all'inverosimile in questi 5 anni. Siamo partiti con 3 giorni di utilizzo nel 2010 per arrivare a oltre 3 mesi di apertura nel 2014-2015. Partirà proprio adesso nel mese di maggio il mese del castello. Abbiamo fatto coi giovedì di sera, sono stati un successone, l'Iria Castle Festival del mese di settembre altrettanto successo, non abbiamo fatto mancare la Fiera dell'Ascensione malgrado le grandissime difficoltà finanziarie ed economiche che abbracciano i comuni. Abbiamo fatto oltre 300 eventi, mostre, eventi, il Palazzo Gallini che ha visto il restauro nel mio mandato è diventato pinacoteca, anch'esso aperto praticamente quotidianamente con la possibilità di visitare e visionare. E beh, questi sono dati fatto. Ha ritrovato perfino splendore il Museo della Chiesa Rossa. Anch'esso, devo dire, grazie al nuovo priore, al generale Temperino, che si dedica veramente con grande enfasi e passione a questo museo nazionale, ha trovato un grande splendore, per poi non parlare del Museo di Scienze Naturali e del Museo Storico della nostra città. Abbiamo riaperto perfino le stanze chiuse del vecchio manicomio, abbiamo contribuito alla scrittura di un libro, ci sono state delle visite guidate che sono piaciute molto, abbiamo fatto veramente tanto. Sicuramente il mondo della cultura non aveva mai vissuto un periodo così effervescente di iniziative, di manifestazioni, e questo sicuramente grazie all'assessorato, all'assessore Marina Zaretti, che si è dedicata a mani e piedi e tempo 24 ore su 24 alla realizzazione degli eventi. Allora, l'assessore Zaretti ha fatto diverse iniziative che hanno riscosso anche una partecipazione importante di pubblico, ma che io vedo quasi esclusivamente come iniziative spettacolari, cioè iniziative che non lasciano una traccia nel livello culturale della città, nel livello della partecipazione. Cioè, io se posso assistere a uno spettacolo ci vado volentieri, insomma, ma la partecipazione, la condivisione, la crescita culturale della città non si incentiva, non parte dallo spettacolo una tantum che se c'è un assessore particolarmente dinamico si fa, e se no la città rimane deserta. Non è un tipo di approccio che secondo me va nella direzione della crescita che citavo prima. Diciamo che la Marina Zaretti ha avuto un intuito interessante, che non ha saputo valorizzare e sviluppare come noi lo intendiamo come Partito Liberale, sindaco Diego Di Pietro Voghera.
Abbiamo sempre detto tra amici che con i soldi degli altri siamo capaci tutti di realizzare progetti e quant'altro. La Marina Zaretti è limitata su alcune sue iniziative. Non si può rilanciare e dare vita economica ad una città quando le manifestazioni si fanno a negozi chiusi. Quindi alcune attività vanno svolte, ci sono attività che possono essere realizzate nella mattinata, così pure nel pomeriggio, in modo che chi entra a Voghera riesce ad avere un lasso di tempo per poter visitare la città, fare, consumare, non sempre, ma per un bar, un caffè fa la differenza. Non solo un caffè fa la differenza, ma dobbiamo anche dire che la Marina Zaretti, io l'ho citato in un'altra domanda di un altro vostro concorrente, non voglio fare nomi perché mi sembra anche inopportuno. La Marina Zaretti assieme a Tremonti avevano sviluppato un qualche cosa contro Equitalia perché, sa, quando ci sono gli enti che vessano le attività economiche che devono dare sviluppo anche culturale alla città, noi ci troviamo sempre a dire è il cane che si morde la coda. Quindi la Marina Zaretti ha fatto, ma ripeto, poteva fare di più se ascoltava magari le attività economiche, non le associazioni, perché da quanto io ne ho avuto coscienza in questi mesi, i commercianti e le attività economiche non hanno avuto responso dalle loro associazioni in quanto non si capisce le ragioni, quindi credo di andarle a conoscere con i prossimi incontri, quantomeno con i confronti con altri candidati, competitor, sindaci, nelle varie associazioni datoriali. No, c'è uno spazio ancora da percorrere, che è da una parte mettere un po' d'ordine alle iniziative culturali. Sono numerose ma vanno ordinate, vanno razionalizzate. Dall'altra parte bisogna partire dall'eventistica, ok? Per muoversi in termini territoriali collegandosi con tutte le realtà culturali dell'Oltrepò e quindi ancora una volta la dimensione distrettuale diventa un obiettivo. Dall'altra parte mi piacerebbe molto portare nel mondo quelli che sono i definiti giacimenti culturali di Voghera. Gli affreschi del Bramantino, gli antifonari, l'archivio Cicala, il museo storico, la biblioteca e così via. Ci sono iniziative a basso prezzo e di grandissima efficacia. Ci misureremo su questo aspetto. Da ultimo il teatro sociale. Credo che sia inaugurato per la seconda o per la terza volta, non ricordo più, ad ogni termine di legislatura i sindaci danno ai vogheresi questa illusione. E poi il teatro come vediamo ancora chiuso. Il nostro impegno è quello di portare la ristrutturazione, portare il teatro ai vogheresi, okay? Sempre e comunque dentro un modello gestionale che non penalizzi l'amministrazione comunale. Anche da questo punto di vista c'è la possibilità di attingere a fondi strutturali di livello europeo e noi intendiamo, nel nostro programma l'abbiamo già specificato, attuare un programma per esempio per la cultura di lungo termine, cioè deve essere un progetto strategico che coinvolga anche le attività commerciali, le attività artigianali e tutte le entità che sul territorio lavorano in questo senso. E quindi ritornando alla domanda che lei mi ha fatto prima per quello che riguarda appunto gli artigiani, i commercianti, non deve essere soltanto un qualcosa che permette la cultura di fare alle persone delle grandi passeggiate nel centro, perché i commercianti e gli artigiani devono anche produrre fatturato e si devono concentrare secondo me su questo aspetto e migliorare appunto la qualità di ciò che offrono in questa ottica. E quindi la gente deve entrarci nei negozi e la cultura può diventare uno strumento per correlare e interagire tra le diverse entità. Il comune è il grande regista da questo punto di vista, è quello che cerca le risorse, che mette insieme le idee di tutti, della città, e le coordina. Ma io non sono abituato a promuovere o bocciare o dare voti. Dico che ogni momento storico politico ha al suo, diciamo così, momento realizzazione di una cosa o dell'altra. Secondo me loro
hanno, e in particolare l'assessore Zaretti, ha continuato quello che io avevo nella mia mente con i miei assessori, tentato di realizzare, cioè l'asse culturale Trezzato. L'asse culturale Trezzato è stato un grande progetto che era in pratica la riqualificazione del centro storico di Voghera, cioè Castello, Piazza Castello, Via Cavour, Piazza del Duomo, il Duomo e il Teatro Sociale. A quel grande progetto hanno partecipato il Comune di Voghera, la Provincia, la Regione, il Ministero dei Beni Culturali, l'Università e la Fondazione Cariplo. Sono stati fatti investimenti per 11 milioni di euro, sono stati preparati tutti i contenitori, dopodiché, finito il mio mandato, c'era da come dire, riempire questi contenitori. E in realtà forse l'unico assessore che ha fatto qualche cosa è stato effettivamente Marina Zaretti, con il castello, con le manifestazioni, e quindi ha fatto quello che si poteva fare forse nel suo momento storico. In realtà i contenitori erano stati tutti già preparati. E per quanto riguarda la cultura voghera non è mai abbastanza. Io direi che non è solo il Festival del Castello, ma ci sono tanti modi. Io direi che la cultura non finisce e non comincia, ci sono vari modi, ci sono varie espressioni, ci sono tanti modi di promuovere la cultura. Quindi lei ha pensato quello, ha fatto bene. Magari il prossimo assessore della cultura farà diverso, non so, comunque i contenitori sono pronti.